Oggi nuovo episodio della Hardcraft. Oggi Dani, Roblox Dani, ci ha detto di andare a scavare sotto in caverna. E finché non capita qualcosa, tipo finché non succede, finché non trovo un buco e dopo c'è la bedrock, eccetera. Quindi adesso andiamo. Però prima, sapete come, nello scorso episodio sono morto, quindi ho dovuto fare un altro mondo. Adesso però devo prendere i primi materiali e poi dopo andiamo a completare questa sfida. Mi raccomando, voi scrivete altre sfide nei commenti, così io posso farne, capito, altre in base ai vostri commenti. E vi do anche il cuoricino se commentate, bravi, bravi. Vedo che molti lo fanno, quindi siete bravi. Ok, perfetto, adesso vado giù in miniera a scavare un po' di pietra. Poi dopo, perché, capito, mi serve per farmi il picco nella spada. Questa cosa, diciamo, questa sfida andremo a completarla giusto di notte, perché ovviamente dobbiamo completarla di notte quando è più pericoloso, capite? Ma guardate che bel bioma che c'è qua, cioè nel senso, allora, non è che mi piaccia molto questo bioma perché è tutto quanto colorato in modo strano, però è molto raro, cioè è davvero rarissimo questo tipo di bioma, si chiama mesa, se non lo sapevate, ed è molto bello. Scrivete se lo sapevate oppure no, perché... boh, secondo me molti non lo conoscono, ma proprio perché è rarissimo questo bioma. Dei porcelloni, guardateli là in lontananza. Ok, adesso siamo in caverna, Dunisiani. Potrebbe essere pericoloso perché qua ci possono essere delle cose. Però fuori è notte, ok, fuori è notte. Questo è, come dire, cioè, vabbè, nel senso non è un problema, perché tanto noi qua chiudiamo. Però, boh, mi spaventa leggermente, perché qua potrebbero esserci sia qua sotto e sia sopra dei mostri. E vorrei completare la sfida, perché sapete, se finisce il video direttamente non è bello. Perché ovviamente voi dovete sapere che questi video finiscono così, no? Cioè nel senso, appena moriamo finisce il video. Quindi prima voglio completare la sfida, poi nel caso finisce il video. Ma no, vabbè. Allora adesso qua facciamo una piccola postazione, perché adesso dobbiamo cuocere sia il cibo, diciamo la carne di maiale, che poi prendere il ferro. Però per fortuna è, diciamo che è diversa dalla scorsa volta, diciamo questa, cioè adesso abbiamo almeno le risorse. Nello scorso video non trovavamo né ferro né carbone, oppure c'erano gli scheletri che volevano ammazzarci. E vabbè, non è stata per niente una bella esperienza, ve lo garantisco, purtroppo non lo è stata. Però adesso tranquilli, tranquilli, che noi ci riprenderemo in questo mondo. Forse sapete cosa? Forse riusciremo addirittura a sopravvivere più episodi in questo mondo. Pensate voi. Cioè, poi voi potete chiedermi tutte le sfide più difficili che vi passano per la mente. Devo prendere altre risorse, Dunisiani. Perché capito, così almeno siamo pronti ad affrontare questa sfida e buttarci poi giù, scavare sotto finché non troviamo qualcosa. Però io ve lo dico, se non troviamo niente è un po' deludente come sfida. Ho fatto questo carbone, adesso cuociamo il ferro perché è molto importante, così almeno mi faccio una spada in ferro, un piccone in ferro. Però ci devo pensare, perché anche l'armatura è molto importante, davvero tantissimo, perché veramente, cioè l'armatura in ferro ci protegge un sacco e noi dobbiamo avercela, ok? Se no qua moriamo, cioè ecco, tipo adesso qua, andando da questa parte, sicuramente c'è qualcuno. Scherzavo, non c'è nessuno. Beh, allora siamo molto protetti, però non c'è nemmeno il ferro. Anche se qua c'è una caverna e io mi preoccupo leggermente. Non si vede niente, porca mangiancioccia. Brutto, vabbè, ma non si vede proprio niente per davvero, raga. Aiuto? Ok. È un po' inquietante questa caverna, se posso dirlo, È molto inquietante, mannaggia a Roblox Dani. Chiudiamo immediatamente. Perfetto, fatto. Ho fatto. Ok, ho i primi tre di ferro. Io direi, sapete cosa? Direi di farmi la spada, perché il piccone qua in modalità hardcore serve, sì, però secondo me qua è più importante la spada, prima di tutto, così almeno se incontriamo degli zombie, un qualcosa, riusciamo a proteggerci. Poi i piedini sono fondamentali, perché se cadiamo, almeno abbiamo qualcosa, no, con cui proteggerci. Quindi è molto, molto importante. Ok, i piedini fatti. Ora, per sicurezza mi faccio un piccone, perché se troveremo dei diamanti, è meglio sempre avere un piccone.
Avrei potuto farmi l'elmetto, ma vabbè. Allora, i piedini ce l'abbiamo, perfetto. Siamo a posto, nel caso cadiamo, almeno siamo un pochino più protetti. Cioè, nel senso, non è che adesso non ci succede niente, però sicuramente siamo un pochino più protetti. Questo ne sono abbastanza sicuro. Adesso cos'è che andremo a fare? Adesso andremo a completare questa sfida. Beh, auguratemi buona fortuna. E giusto per essere ancora più corretto nei confronti di Roblox Dani, vado qua, nel punto più alto, e inizio a scavare. E io qua mi sto cagando addosso, perché io scavo... qual è la prima regola di Minecraft? È non scavarsi sotto i piedi, ecco appunto. Cioè, se ti scavi sotto i piedi quando... no, a Minecraft, finisce tutto, perché praticamente quasi sempre c'è un buco sotto, no? C'è un buco sotto che ti ammazza. E beh... no! Ecco, oppure non c'è più... no, no, non c'è più il piccone. Io penso di aver appena sentito, non so parlare, uno scheletro. Sentite, però facciamo una cosa, adesso mi metto la night vision, eh. Ok, perfetto, mi sono messo la night vision e ho pure tolto le particelle. Così almeno se vedete qualcosa di strano, di cambiato, sapete che ho tolto le particelle. Perché sennò ci veniva tutto quanto in faccia ed era brutto da vedersi, mamma mia. Però prima io avevo sentito un qualcosa e ora non vorrei che questo qualcosa ci uccidesse. Era uno scheletro, fra parentesi. Allora, facciamo una cosa. Mi sto cagando addosso, eh. Io non so se avvertite la paura che ho in questo momento, ok? Però sotto ci potrebbe essere qualcosa che ci uccide. E io sto scavando sotto di me. Mai farlo in Minecraft, ci potrebbe essere la lava. Abbiamo raggiunto la bedrock. Beh. In effetti, ma scusate, ma com'è possibile? Ma scusa, ma che livello siamo? A livello 4 di già, ma come mai era così in basso? Per fortuna non siamo morti, dai, almeno questo. Bene, ora come caspita salgo sopra, mannaggia Roblox Dani. Scherzo. Grazie per avermi consigliato la cosa nei commenti, lo apprezzo molto, Dani. Adesso però consigliatemi altre cose, altre sfide da fare. Io qua sto scavando, magari trovo dei diamanti, ma mi sa che conviene perdere la speranza qua per i diamanti, perché non penso proprio, mi spiace. Però ho trovato dell'oro, dai. Almeno dell'oro. Ah, però non posso prenderlo, mi serve il piccone in ferro. Ok, siamo ritornati qua in caverna e fuori c'è luce. Molto bene, molto bene. Ok, rieccoci qua. Allora, direi che abbiamo fatto abbastanza un bel bottino. Direi, cioè nel senso, non me l'aspettavo. Soprattutto il carbone, che è indispensabile qua in Minecraft. Almeno per quelli che portano Minecraft su YouTube. Perché se no non si vede niente. Però veramente per fortuna che abbiamo trovato il carbone. Per fortuna che esiste la night vision. Allora, ripeto, consigliatemi nei commenti qualcosa. Così io posso farlo nel prossimo video. E posso mettervi il commento nel prossimo video. E se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivetemi anche tastiera, così vedo che siete arrivati fino a questo punto del video e quindi vi do il cuoricino magicissimo. Iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video, tunisiani.